Buon pomeriggio e bentornati con A Tutto Volley. Attende un fine settimana importante per le formazioni Ofantine, sia per quanto riguarda la Serie B1 donne che per la Serie C donne. Cominciamo dalla Serie B1, importante sfida in trasferta per la Fenice Libera Virtus, una delle capoliste del torneo. Ragazze allenate da Marco Brivilieri, dopo la bella vittoria ottenuta contro Santa Teresa Messina lo scorso weekend a porte chiuse per 3-1, affrontano una formazione certamente da non sottovalutare, reduce dall'importante successo esterno per 3-1 in quelle di Frosinone. Dunque, si cerca la prima fuga della stagione, seppur in questo momento il condominio con Aragona è importante e sono le due principali squadre che in questo momento si stanno dando battaglia per il primo posto. Andiamo a ricordare il quadro completo di tutte le partite: Modica, Fenice, Libera, Virtus, Altino, Chieti, Torrese, Napoli, Isernia, Aragona, Orsonia, Palmi, Arzano, Castellana Grotte e Santa Teresa Messina contro Frosinone. Per una classifica che recita Aragona e Fenice Libera Virtus a quota 12, Altino Chieti 8, Castellana Grotte, Torrese Napoli e Connetti punto Chieti a quota 6. Quest'ultima formazione riposa in questo weekend. Andiamo a vivere la vigilia di Modica Fenice Libera Virtus con l'intervista a una delle giocatrici di punta della formazione di Marco Brevigneri, Michela Pisano. Michela Pisano, dunque, la Fenice Libera Virtus, reduce da una bella vittoria ottenuta contro Messina per 3-1, una bella prestazione, no? Sì, abbiamo sicuramente giocato una buona partita e ci siamo impegnati molto durante la settimana per raggiungere questi 3 punti e quindi pensiamo alla prossima. Senti, adesso arriva la prima di due trasferte importanti. La prima a Modica il prossimo weekend, come te l'aspetti? Me l'aspetto sicuramente una partita molto interessante, in quanto loro comunque la prima partita in casa, quindi avranno il fattore tifo che sicuramente influenzerà il risultato. Però comunque noi ce la mettiamo tutta per appunto prendere questi 3 punti pieni che ci servono sicuramente per la classifica. Ed eccoci al campionato di Serie C donne, anche in questo caso si gioca la quinta giornata di andata con la sfida interna a porte chiuse alla Pala Palmi La Tatarella per la Pallavolo Cirignola. Ragazze allenate da Davide Castellaneta, dopo la bella vittoria ottenuta in trasferta contro la formazione salentina delle Trepuzzi per 3-0, affrontano una formazione che certamente non le darà del filo da torcere e che nel precedente turno di campionato è stata sconfitta dal Bisceglie con il punteggio di 3-1. L'umore all'interno delle fucsia è sicuramente importante ed anche il compleanno del presidente del sodalizio Matteo Russo, oggi auguri da parte nostra, potrebbe essere anche foriero di un bel regalo magari domani sul campo. Ricordiamo il quadro completo delle partite: Pallavolo Cirignola, Pegaso Molfetta, Bisceglie, New Volley Torre, Orsacuti Tuglie, Gioia del Colle Amatori Volley Bari, Fasano Trepuzzi e Melendugno Crispiano. Per la classifica, che dopo la quarta giornata dice prima donna Bari a quota 11 punti, Melendugno a quota 10, Pallavolo Cirignola, Bisceglie Crispiano 9 e Volley Torre a quota 8. È tutto per questa edizione di A Tutto Volley che torna come sempre venerdì prossimo alla stessa ora. Naturalmente le cronache delle due partite di pallavolo le ritroverete nel nostro telegiornale sportivo Sport Report. Prossimo appuntamento con l'informazione di Speciale News Web 24, questa sera con prima serata. Grazie a tutti e buon pomeriggio.